Bentrovati, sono Don Doriano, parroco di Castellinascalo. Leggiamo insieme stasera il Vangelo di Marco, capitolo 6, versetti 7-13. In quel tempo Gesù chiamò a sé i dodici e prese a mandarli a due e dava loro potere sugli spiriti impuri, e ordinò loro di non prendere per il viaggio nient'altro che un bastone, né pane, né sacca, né denaro nella cintura, ma di calzare sandali e di non portare due tuniche. E diceva loro: dovunque entriate in una casa, rimanetevi finché non sarete partiti di lì. Se in qualche luogo non vi accogliessero e non vi ascoltassero, andatevene e scuotete la polvere sotto i vostri piedi come testimonianza per loro. Ed essi, partiti, proclamarono che la gente si convertisse, scacciavano molti demoni, ungevano con olio molti infermi e li guarivano. In questo Vangelo Gesù chiama a sé i dodici e affida loro una missione. Della chiamata dei dodici, della missione affidata loro, abbiamo il parallelo anche in Matteo capitolo 10 e in Luca capitoli 9 e 10. È una missione quella che affida Gesù ai dodici per annunziare la venuta del regno di Dio, invitare le persone a far parte del regno di Gesù e del regno di Dio, e così sottrarre le persone al regno di Satana, liberandole dagli spiriti diabolici. Questa venuta del regno di Dio comporta una lotta contro il regno di Satana, comporta un'azione missionaria per sottrarre le persone al regno di Satana, liberarle dagli spiriti diabolici, spiriti impuri. La venuta del regno di Dio porta con sé anche l'altro effetto, la guarigione delle malattie e dai mali che affliggono le persone e la creazione stessa. Anche l'Apostolo Paolo, ricordate, nella lettera ai Romani, dice: la creazione stessa geme le doglie del parto, attende la redenzione e geme le doglie del parto, geme le doglie della sua rinascita. Gesù in questo Vangelo indica anche che cosa precede la missione e come la missione va svolta. Prima di mandare i dodici ad essere sacramento di lui, missionario del Padre, chiama i dodici a sé. Già prima, quando c'è stata la chiamata iniziale al capitolo 3, ecco, versetti 14 e seguenti, Gesù chiama innanzitutto i dodici a stare con lui, ecco, a conoscerlo, a vivere con lui una intimità. Gli apostoli avevano bisogno di capire chi era Gesù, l'inviato del Padre, dovevano capire e imparare la sua compassione, capire che stare con Gesù voleva fare lo stesso suo cammino,
andare incontro alla morte, il dare la vita, perdere la vita per dare a tutti la vita. Gesù insegna anche il modo di fare missione. Non una missione vissuta in maniera individuale. Gesù dice: non si cammina da soli, abbiamo bisogno del fratello, come il fratello ha bisogno di noi. Sentiamo il bisogno di confrontarci, di comunicare con l'altro, di lasciarci correggere, per evitare di cadere nella presunzione di bastare a noi stessi e di crearci una fede tutta nostra. Io ricordo l'esperienza che ho vissuto con Don Giovanni Soldani, con Massimo Maioli e altri sacerdoti lì a San Rocco, prima ancora a Buonconvento. Il vivere insieme era un vivere fecondo. Intanto ci si confrontava, si condivideva, ci si voleva bene. E si prendeva anche esempio l'uno dall'altro. Io ho dei ricordi bellissimi di questi fratelli sacerdoti. Poi Gesù indica, dice anche che non bisogna prendere niente per il viaggio, cioè dobbiamo appoggiarci solo e unicamente su di lui, che è il bastone del nostro cammino missionario. Partire poggiando sulla zavorra di false sicurezze significa crollare rovinosamente a terra, solo abbandonarsi, affidarsi e fidarsi di Gesù consente di giungere alla meta. E la meta è quella di portare le anime a Gesù. Se vogliamo veramente condividere la sete di Gesù, dobbiamo anche fidarci di Lui. È Lui che opera in noi, noi siamo indegnamente sacramento di Lui, missionario del Padre. Qui abbiamo dunque un invito a ripensare la nostra missione, a rimpostarci, a correggerci, a aiutarci, a migliorare per rispondere anche alle sfide del mondo attuale. Io resto con te, la Chiesa di Siena resta con voi, in particolare giovani. Arrivederci a tutti, grazie. Se il commento al Vangelo ti è piaciuto, clicca qui sotto su iscriviti e non dimenticare di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornato sui contenuti del canale YouTube della Pastorale Giovanile dell'Arcidiocesi di Siena, Colle di Valdelsa, Montalcino.